emozionato perché io non faccio politica. Sono un semplice cittadino che pochi mesi fa, avendo visto che stava andando tutto a sfascio, ho deciso di ribellarmi alla politica. Io ho fondato, per dire, nel quartiere di Torpignattara questo piccolo comitato, fatto più che altro di donne, di mamme, di nonne. E grazie ai consiglieri di Fratelli d'Italia, Rinaldi e Politi, nel nostro quartiere siamo riusciti a imporci al presidente PD, che da tanti anni fa come gli pare. Scusate se leggo perché abbiamo diversi problemi noi nel nostro quartiere. Dal sovraffollamento degli appartamenti senza l'attuazione del decreto Lupi e al commercio sleale e abusivo di immigrati, con istituzioni sorde e assenti al proliferare dei luoghi di culto fuori la norma. Questo è il risultato di scelte politiche a dir poco devastanti per il nostro quartiere. Grazie al lavoro svolto dal nostro comitato cittadini di Torpignattara e dal coordinamento di ribellione dei rioni e dei quartieri di Roma, e al supporto fondamentale dei consiglieri, come già ho detto, Politi e Rinaldi, per il primo municipio da Stefano Tozzi, del quinto municipio, di Massimo Proietti, siamo riusciti a raccogliere circa 1.000 firme di residenti, ad obbligare il presidente del PD del nostro municipio ad approvare delle mozioni su queste e a fare un consiglio straordinario, diciamo, nel quartiere. Siamo riusciti ad ottenere quello che avevamo chiesto. Credo che se ci siamo riusciti noi a Torpignattara, anche negli altri municipi si può riuscire, e anche al comune di Roma, con quel Pinocchio di Marino che finge di vedere e di non sentire, di non sapere quando lui sa tutto. E questo ve lo posso garantire, perché io, come semplice cittadino, dal 12 giugno ho assistito a tutti i consigli comunali, no? Lui sarà venuto 3 o 4 volte con il suo compitino, leggeva e se ne andava. Non ha mai ascoltato i cittadini, non ha mai ascoltato nessuno. Non è vero che non è colpevole, e questo io lo posso dimostrare perché sono riuscito a vincere una battaglia in Campidoglio per quanto riguarda i lavoratori della Multiservizi, che lui a maggio aveva venduto alla cooperativa di Buzzi. Il 12 di giugno ho occupato il Campidoglio insieme ai lavoratori della Multiservizi e mi sono addirittura autoproclamato sindaco di Roma. Ho fatto questa grande battaglia che nell'arco di 2 mesi siamo riusciti a far tornare indietro a Marino e alla sua, diciamo, assessore della scuola, Lagattoi, che avevano già programmato tutto. Questo per loro è stato un grande colpo. L'unica cosa che non siamo riusciti ancora a fare è difendere altri 50 lavoratori della Multiservizi che sono stati licenziati senza che abbiamo potuto fare niente. Ecco, queste sono le battaglie che io
Alessio Benedetti, presidente dei cittadini di Ordignattara e come coordinatore del coordinamento di ribellione porto avanti, semplicemente con l'aiuto sempre dei giovani ragazzi consiglieri municipali di Fratelli d'Italia. E invito a tutti, perché se sono riuscito io nell'arco di 3 mesi, no, che sono un semplice autista di scuola bus che prende una media di 700 euro al mese e ne pago 500 d'affitto, perciò ho anche problemi economici, penso che ci possiamo riuscire tutti quanti. L'importante è che i cittadini cominciano a scendere in piazza e a farsi rispettare, perché non possiamo far sì che un marino si alza la mattina, ci chiude i fori imperiali, ci mette il cemento, ci fa quello che vuole lui. Perciò cominciamo a ribellarci. Ecco, tutto qui. E vorrei anche se Fratelli d'Italia organizzasse un'altra grande manifestazione per i Marò, in cui tutta Roma deve scendere in piazza. Fatto questo, lascio la parola a chi è dopo di me. Scusatemi un po' l'emozione. Io sono, diciamo, nel comitato quello di azione. Per parlare poi ci sono altre persone.